Sindaco Salente, l'Aquila Rugby è ancora a rischio iscrizione al prossimo campionato? No. E si sono sparse un po' di voci un po' allarmanti. Allora, lei sa che io sono entrato nel CDA come sindaco dell'Aquila per segnare ancora una volta l'importanza per la città della squadra dell'Aquila Rugby, quindi mi sono assunto un ulteriore compito, però ritengo che fosse doveroso. E la situazione è questa: noi abbiamo 3 bilanci, voglio essere molto preciso con lei, noi abbiamo 3 bilanci da approvare, siamo arrivati ormai in zona Cesarini, bilancio 2009, 2010 e 2011. C'era una grossa sofferenza, come il CDA e con uno splendido lavoro fatto dal gruppo dirigente, sia dal direttore generale Placidi, sia dagli altri, sia soprattutto da Romano Marinelli. E questo campionato di quest'anno è andato molto bene, ci ha permesso anche di rimuovere alcuni dei vecchi crediti. Il 2009 e il 2010 sappiamo come ripianare il bilancio, che verranno approvati. Adesso si trattava di creare le condizioni per cui l'Aquila Rugby potesse ripartire pulitissima, cioè senza alcun debito, ma addirittura con un piccolo, diciamo così, capitale per potersi muovere. Però di 600.000 sono arrivati solo 150.000 dai costruttori. Sì, l'abbiamo creata diversamente a questo punto, nel senso che ci sono 74 azioni, ho ritenuto che, d'accordo, insomma, che fosse necessario andare a una, fra virgolette, ricapitalizzazione vendendo queste 74 azioni. Personalmente mi sono preoccupato di cominciare a vendere queste azioni, me ne restano da vendere circa, da sistemare, diciamo così, circa 25, forse anche meno. A questo punto ho lanciato, ho scritto una lettera al presidente dell'ANCE, sto scrivendo a tutti gli imprenditori che hanno lavorato nella nostra città e lavorano nella nostra città, chiedendo di acquistare almeno una di queste azioni e al prezzo di 5.000 euro. E molti imprenditori, le dirò ancora di più, molti imprenditori hanno un po' di perplessità, vale a dire che io sto trovando molta più facilità anche con grandi gruppi per sponsorizzazioni, per cui guardo con molto ottimismo al prossimo anno. Molti imprenditori hanno un po', dice, ma sai, prendere le azioni, magari non vogliono entrare in questa vicenda, assumere magari una responsabilità, per cui a questo punto io ho detto a questi imprenditori che possono acquistare l'azione e regalarla, consegnarla, cederla, metta lei il verbo che preferisce, al Comune dell'Aquila, che diventerà uno degli azionisti. Il mio sogno futuro è quello di creare in tempi più tranquilli un azionariato molto più ampio, che possa fare anche la ricapitalizzazione. Io sono abbastanza sereno, lei capisce, in questi giorni siamo in campagna elettorale, per cui io ho un po' di difficoltà proprio a rapportarmi con tutti gli imprenditori per motivi di tempo, con tutte le cose che ci sono da fare, anche un pezzetto di campagna elettorale, però sono convinto che nel giro massimo di un mese l'Aquila Rugby potrà guardare con molta, molta fiducia al futuro, e io ho già chiesto che l'obiettivo che si deve dare è di, lo dico, vincere nel 2015 lo scudetto. Quindi il presidente Marinelli, che con noi ha lanciato l'allarme, può stare tranquillo? Il presidente Marinelli fa bene a lanciare l'allarme, perché lui sa l'operazione che stiamo facendo, è un po' preoccupato, magari è rimasto un po' scottato da quell'altra vicenda, però c'è sempre questo alla base. Allora si trattava di raccogliere i soldi per pareggiare i vecchi bilanci, questi sono stati sistemati. Una colletta. Sì, una sorta di colletta. Adesso invece facciamo questa vendita di queste azioni. Devo dire che sto riscuotendo una discreta compliance, cioè accettazione da parte delle persone, quindi io sono molto ottimista e credo che l'Aquila Rugby possa guardare con sicurezza al futuro. Fra l'altro le ricordo che non so se è stato già assegnato o sta per essere consegnato l'appalto per quanto riguarda lo stadio Acquasanta, quindi avremo questo scambio per motivi chiaramente legati alle normative
molto stringenti sul calcio professionistico, per cui il calcio si sposta d'acqua santa e regaleremo, mi faccia usare questo termine molto bello, il fattori al rugby, così come tutte le città di spirito rugbistico avremo lo stadio dedicato al rugby e consegneremo, daremo all'Aquila Rugby proprio per dare più forza anche la palazzina lì lungo Viale della Croce Rossa, e lei ricorderà che abbiamo sempre un finanziamento per realizzare il Museo del Rugby che pensiamo di realizzare in quella che era la costruenda curva nord, diciamo così, per cui come vede credo che avremo un progetto molto bello e lì potrà venire anche lo stadio Fattori, potrà essere disegnato, pensato anche con una serie di momenti, di un pub dedicato al rugby e così via, ma questo lo lasciamo fare agli amici proprio della società. Al prossimo sindaco. Grazie.